Assessore, il nuovo calendario, la presentazione del nuovo calendario della TEAM è anche l'occasione per fare un po' un punto dell'andamento della differenziata. Come sta andando a TEAM? Ancora manteniamo numeri molto alti, siamo uno dei primo capoluogo in Abruzzo, ma anche a livello nazionale. Quindi i dati ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione. Ovviamente stiamo cercando di combattere purtroppo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che si ripete spesso, ma questo, ripeto, non per questo ci spaventiamo, dobbiamo fare di tutto per combattere questo triste fenomeno. Dobbiamo dare attenzione ai dati che ci dicono che dobbiamo continuare magari a aumentare le differenziate e andare anche nella direzione di abituarci a produrre meno rifiuti. Come dice Rifiuti Zero, l'associazione ambientalistica, produrre meno rifiuti poi significa produrre di meno e abbassare ancora i costi. Quindi le tariffe ci dicono che ci stiamo mantenendo a tariffe piuttosto contenute rispetto a altri comuni e quindi dobbiamo continuare su questa strada. C'è la possibilità in un futuro di abbassarle ulteriormente? Beh, ma sa benissimo, i costi del carburante sono aumentati, quindi abbassare ulteriormente, però ci deve essere questo obiettivo. Aumentando la differenziata sicuramente possiamo immaginare di poterla abbassare ancora. Poi se andiamo a definire la realizzazione del biodigestore, sicuramente questo ci consentirà poi di poter immaginare uno scenario dove si possa abbattere ancora le tariffe. A chi abbandona i rifiuti in maniera incivile va ricordato che questo è diventato da poco anche reato penale. Assolutamente sì, dovremmo fare adesso, a breve faremo una conferenza stampa per lanciare questo messaggio, che non è solo le multe saranno aumentate, deve andare una delibera in giunta con l'aumento di multe, ma soprattutto far capire che un reato penale che viene beccato poi dovrà rispondere di questo.